Ragazzi, prima di lasciarvi a questo video che secondo me è una bomba, vi ricordo che c'è il Black Friday di MyProtein, ci sono il 43% di sconto su tutti i prodotti. Quindi se volete fare uno stock, passate dal mio link qua sotto in descrizione, ci avete col codice Muscolo e Vita il 43% di sconto oggi e domani. Godetevi questo video. Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo format di video in cui vi mostro il mio allenamento di tirata, cosiddetto pull day su base scientifica. Mi sono ispirato a Jeff Nippard e agli studi di ricercatori quali Israetel e Helms e potete trovare tutte le fonti in descrizione. Oggi è il mio secondo allenamento pull della settimana, ovvero la seduta più leggera e più improntata sulla connessione mente-muscolo e sul pump. Questo perché programmo in stile DUP, Daily Undulating Periodization, dove colpisco ogni gruppo muscolare due volte a settimana. Una prima volta a inizio settimana, quando sono fresco, con carichi più pesanti e ripetizioni più basse, e una seconda volta verso fine settimana, con carichi più bassi e ripetizioni più alte. Secondo la scienza, questo approccio è migliore che un semplice aumento lineare di carico in lifter intermedi ed è uguale o migliore per principianti, per cui lo consiglio a tutti coloro che vogliono progredire nel modo più rapido possibile. Ok ragazzi, quindi oggi andremo a colpire tutti i muscoli dorsali, quindi lats, trapezio, romboide e deltoide posteriore. Iniziamo. In questa giornata mi riscaldo facendo 5-10 minuti di un percorso di mobilità per far circolare il sangue nei muscoli, che è fondamentale per ridurre la probabilità di infortunio e per preparare il corpo ai pesi. Passo poi ad un movimento di preattivazione per il lat dorsi, in questo caso un lat pullover con la corda. Due serie da 10-15 ripetizioni, stando lontani dal cedimento. Le ripetizioni non devono essere difficili, ma facili e fluide per iniziare a sentire il muscolo giusto che si attiva. In molti appunto facciamo fatica a sentire questo muscolo lavorare correttamente e abbiamo difficoltà a stabilire la connessione mente-muscolo perché è un muscolo che non riusciamo a vedere bene allo specchio, giusto? Perché ci sta dietro. Per cui, includendo un esercizio di preattivazione, può attivare la connessione e rendere il nostro allenamento più efficace. Passo poi al vero e proprio allenamento. In molti si soffermano sugli esercizi, ma per me è più importante che capiate tre cose. La prima, che dovete usare full range of motion, ovvero un'ampiezza del movimento completo. La seconda, che il volume allenante, inteso come serie di rep per gruppo muscolare, è una delle variabili più importanti. Terzo, il sovraccarico progressivo sugli esercizi. Col passare del tempo dovete aumentare di ripetizione e di carico su ogni movimento per garantire l'aumento di massa muscolare. E oggi iniziamo con un one arm dumbbell row o rematore manubrio. Vogliamo fare 4 serie da 8-10 ripetizioni, controllando la fase eccentrica per 3-4 secondi, esplodendo nella fase concentrica e mantenendo in alto al movimento per un secondo la contrazione muscolare. Questo è il tempo di esecuzione ottimale per essere sicuri di sovraccaricare adeguatamente la fase eccentrica senza rallentare troppo il movimento e quindi perdere in ripetizioni il volume allenante, ma senza strattonare troppo il peso. In questo modo siamo sicuri di lavorare il muscolo nella maniera giusta, controllando il carico e disponendo la tensione meccanica nei muscoli dorsali. Un pochino di momentum o slancio del corpo per darvi una spinta va bene, ma non volete usarne troppo che poi perdete la tensione sul gruppo muscolare giusto. A me piace allungare completamente il lat per stendere completamente le fibre muscolari attraverso tutto il ROM del movimento. Per questo movimento recuperiamo per 2 minuti, dato che secondo la scienza recuperare meno di un minuto potrebbe diminuire il totale di volume accumulato e di tensione meccanica. Di conseguenza voglio prendere dei recuperi più lunghi per poter ripetere la performance precedente, accumulare più volume totale e conseguentemente ottimizzare la mia crescita muscolare. Il secondo movimento per la schiena sarà un motor row, un esercizio che allena il lat attraverso tutto il range of motion. Diciamo che è un ibrido tra pull verticale tipo lat pull down e un pull over che avete visto con la preattivazione. E mi piace includere 4 serie da 10-15 ripetizioni, stando 1-2 rep dal cedimento. Se vedete, cerco il ROM più ampio possibile, per questo motivo mi inginocchio a terra dietro il sedile, appoggio una mano sul sedile e provo a stendere completamente il lat. Se fate questo movimento per bene avrete un pump mostruoso che secondo Israetel è direttamente causa di ipertrofia muscolare. Stando alla letteratura, per serie portate vicino al cedimento con cariche oltre il 30% del massimale, l'ipertrofia è molto simile. Per questo motivo con questa giornata non resto nel classico 10 ripetizioni, ma mi spingo anche oltre, in questo caso fino a 15 ripetizioni.
Per ultimo, due serie di inverse row portate al cedimento sulle 20-30 ripetizioni, aggiungendo un ripiano sotto i piedi per renderlo più difficile. Questo è il movimento cosiddetto finisher a corpo libero, che andiamo a fare quando siamo più affaticati perché in primis non degrada ulteriormente il nostro affaticamento per via di essere un movimento a corpo libero e colpisce comunque in modo efficace tutti i gruppi muscolari dorsali. Includere un mix di intensità e quindi di ripetizioni non solo rendono l'allenamento più divertente, ma possono stimolare diversi tipi di fibre muscolari in modo diverso. Quindi, per una crescita globale del muscolo, non è male inserire delle serie attraverso tutto lo spettro ipertrofico, dalle 4 alle 30 ripetizioni. Ok ragazzi, abbiamo appena finito con la schiena, la sento distrutta, è ora di passare ai bicipiti. Let's go! Nella giornata di tirata includo anche un paio di movimenti di isolamento per i bicipiti, che vengono coinvolti sicuramente nei primi esercizi, ma che possono essere isolati per una crescita muscolare più rapida. Da una ricerca, i bicipiti sembrano crescere ancora di più con una buona connessione mente-muscolo. Di conseguenza, la chiave sarà scegliere il carico giusto che ci permette di sentire bene la contrazione e spingerci vicino al cedimento. Primo esercizio, un Easy Preacher Curl, 4 serie da 10-12 ripetizioni. Ogni curl vale l'altro, personalmente mi sto trovando bene con questa variante perché mi obbliga a non usare la spinta del corpo e quindi di alzare il carico quasi esclusivamente con i bicipiti. Per chi ha dei problemi di polso con la barra dritta, la sbarra EZ è ottima perché supina un po' meno il polso e di conseguenza i polsi sono in un assetto più naturale. Il secondo movimento per i bicipiti, avendo già fatto una supinazione completa, sarà un plate curl con l'impugnatura neutra. Anche qua staremo sulle 10-12 ripetizioni per 4 serie. Potete usare anche i manubri o i cavi, personalmente sento benissimo lavorare i bicipiti e anche gli avambracci con il disco, quindi per il prossimo mesociclo è stata la mia scelta di movimento. Come ultimo movimento un Reverse Dumbbell Bench Flies, per colpire il deltoide posteriore, 5 serie da 10-15 ripetizioni. Scelgo un carico leggero ma con cui riesco a stabilire una connessione mente-muscolo potente. Mi metto sulla panca in modo da non poter usare lo slancio del corpo e ho notato che lo sento molto di più sul muscolo target. Inoltre diminuisce lo stress nella zona lombare, che non è male dato che comunque viene colpita spesso negli altri giorni, con esercizi quali lo squat e gli stacchi pesanti. Ricapitolando, abbiamo colpito la schiena con 10 serie lavorative portate vicino al cedimento, i bicipiti con 8 serie lavorative e i deltoidi posteriori con 5 serie lavorative, che è un ottimo volume a sessione se ripetuto due volte a settimana per un natural, secondo i volume landmarks di Dr. Israel. Discutibilmente, per atleti più avanzati si potrebbe aumentare il volume sulla schiena e sui bicipiti fino a 12-13 serie. Non oltre, perché secondo una recente ricerca andare oltre i 13 set a seduta è peggio in termini di crescita muscolare. Inoltre, di fondamentale, che non si superi il volume massimo recuperabile settimanale per gruppo muscolare, per non rischiare di andare in sovrallenamento. Vogliamo allenarci forte, ma in maniera intelligente, dando il massimo e arrivando vicino al limite ma senza spingerci troppo oltre, che poi, a lungo termine, potrebbe sfavorire il nostro sovraccarico progressivo. Ragazzi, grazie per la visualizzazione, io spero vi sia piaciuto questo video con un po' più di impronta scientifica, mi raccomando se vi è piaciuta lasciateci un bel like e condividete il video con chi volete, se siete nuovi iscrivetevi, inoltre vi ricordo che penso di aver scritto una delle migliori guide scientifiche per natural, quindi se volete sapere come ottimizzare la vostra dieta e il vostro allenamento in modo scientifico, vi lascio il link qua sotto per l'acquisto in descrizione, vi ringrazio tantissimo e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao! I'm not going to be able to do that.